immagina una luce che irradi dall'interno del corpo, colmando ogni atomo e dando salute a tutto quanto lo compone. Stai per diventare pura coscienza, pura attenzione. Le frasi che ora sentirai ti accompagneranno giorno dopo giorno, fino a che sarai pronto ad essere e sarai ciò che veramente sei. Osservo l'origine del mio pensiero, ne seguo il percorso e ciò che lo genera. Mi rendo conto che soltanto la mia parte illusoria si identifica in esso. Nel presente regolo il respiro. Non esiste un prima, non esiste un dopo. Sebbene sappia che tutto è transitorio, nel migliore dei modi svolgo ogni compito. Lascio le mie opinioni, avendole riscontrate tali, dopo averle osservate nella loro vacuità. Tolgo dalla mia attenzione l'opinione astratta, considerando solo i fatti nella loro realizzazione. Vivo un cosciente distacco dai miei stati d'animo e dalle mie opinioni, e dagli stati d'animo e dalle opinioni altrui. Lascio gli schemi mentali, vivendo ogni attimo come il primo ed ultimo istante di vita. Progetto schemi e percorsi da realizzare e li lascio con disinvoltura, poiché in me più non hanno radici. Lascio il riflesso dei miei desideri, avendoli riscontrati come vortici, rotanti e vivi nella loro natura. Posso appagare o reprimere i miei desideri senza subirne il dominio. Essi sono solo uno stato temporaneo del mio essere. Curo l'attenzione senza provocare rumore con gesti sbadati. Con prudenza mi muovo, come se ogni luogo fosse un tempio sacro e di silenzio. Misuro le parole, evitando di tediare il prossimo con discorsi vani. Non parlo troppo, non troppo poco. Gentile rispondo ad ogni domanda ed in silenzio svolgo ogni compito. Non mi disturbano i rumori del mondo esterno, le chiacchiere, i mormorii, e mi astengo dal crearne. Non perdo mai la consapevolezza che la mia forma non è altro che una parte di me. Sono consapevole di avere un corpo che un giorno si decomporrà, e questa vita è un giorno della mia eternità. Mi impegno nel fare buon uso del mio corpo perché tempio. Mi impegno ad essere utile a tutti, senza mai cercare il mio vantaggio. Osservo il nascere dei desideri. Osservo il manifestarsi dei desideri, osservo lo svanire dei desideri, osservo il nascere dei pensieri, osservo il manifestarsi dei pensieri, osservo la fine dei pensieri, osservo lo scorrere del tempo,
osservo le forme esteriori, soggette al suo dominio. Osservo la sua fine. Vivo un solo presente, tenendo la mente ferma sugli intervalli dei miei respiri. Mi raccolgo interiormente, calmando la mente e nel silenzio ascolto la voce del mio spirito eterno. Io sono lo spirito eterno. Non mi attacco a nulla. Tutto uso e lascio, poiché ogni cosa è transitoria, come un colpo di vento sulla mia essenza infinita. La vita e la morte sono le mie compagne. Cammino con loro, senza mai perdere la mia coscienza. Ringrazio la vita attraverso il respiro. Ogni respiro è meditazione, ogni istante è eternità.